un incontro formativo con i genitori dei ragazzi che frequentano la piscina del Pinguino. Siamo con la dottoressa Paola Contardi, docente SIT presso la Federazione Italiana Nuoto. Oggi avete trattato, o meglio lei ha trattato, di argomenti dei quali si diventa consapevoli nel momento in cui vengono esposti, trattati, domande che ci poniamo quando sentiamo appunto qualcuno che ne parla. Ecco, voi, lei in particolare ha inviato a questi genitori messaggi importanti. Vuole riassumerceli? Sì, allora è importante considerare sempre i genitori come parte integrante di una squadra sportiva. I genitori sono di fondamentale importanza perché hanno una grande opportunità nella loro vita, quella di dare la possibilità ai ragazzi di fare un percorso sportivo che non si ferma chiaramente al risultato, ma va avanti, perché tutto ciò che comunque apprendono nel percorso formativo sportivo diventa poi una dote per tutta la vita. La vita, come tutti noi adulti sappiamo, comunque è fatta di alti e bassi, ci sono momenti difficili da affrontare. Il percorso sportivo educa all'affrontare i momenti difficili e a godere anche dei momenti belli. Quindi questi ragazzi sono indubbiamente fortunati. Lo sport agonistico è molto impegnativo, condiziona moltissimo la vita comunque della famiglia, però secondo me, se io potessi fare un appello, sarebbe quello di dire: accompagnate i vostri figli allo sport, perché lo sport dà quel qualcosa in più che poi li accompagna per tutta la vita, una risorsa. Si è parlato anche di lungimiranza. Che cos'è la lungimiranza nello sport? Sì, la lungimiranza vuol dire rispettare le fasi dello sviluppo dei ragazzi, rispettare vuol dire far fare loro nel momento giusto le attività giuste, quindi senza spingere il piede sull'acceleratore, perché lo sport è fatto di tappe, è un percorso educativo e deve essere rispettoso della crescita dei ragazzi. Lei ha parlato anche di fasi sensibili. In un ragazzo che è in continua crescita, soprattutto quelli più piccini, che cosa è? Allora, per rispettare le fasi sensibili è senz'altro opportuno far sì che i ragazzi più piccoli possano lavorare nell'ambito delle attività coordinative e quindi cercare di creare una mappa motoria elastica sulla quale poi dopo poter lavorare in modo più specifico quando saranno grandi e quando avranno attraversato, diciamo, la fase della pubertà, sempre con gradualità. Se questo non viene fatto, è una mancanza di rispetto nei confronti dei ragazzi, è una mancanza di rispetto nei confronti delle famiglie che magari si affidano agli allenatori, ma soprattutto non è mai deontologicamente corretto per un allenatore fare un percorso diverso da questo. Lei ha concluso portando un paio di esempi, Mennea e Zanardi in particolare. In pratica ha detto: non mollare mai. Mai. Il grande messaggio che ha dato Pietro Mennea è stato quello proprio di essere sempre pronti a rialzarsi, perché lo sport è fatto di vittorie, di sconfitte, di momenti duri e di momenti di gioia, quindi bisogna essere nel presente, bisogna godere di questi momenti e prendere il meglio. Se c'è una sconfitta, se siamo in presenza di un limite, dobbiamo sempre pensare che quel limite è il nostro margine di miglioramento e che rialzarsi vuol dire mettere in campo quelle risorse che magari in quel momento noi non siamo così disponibili a osservare. La Pinguino non si smentisce, organizza un incontro con i genitori per parlare di cose serie, cose importanti. Nazareno, ve ne inventate una ogni settimana. Questa però è particolarmente importante perché io ho sentito dei messaggi dei quali si diventa consapevoli nel momento in cui si viene a conoscenza dell'argomento. Ma noi, come sai, nel momento in cui ci rendiamo conto che siamo arrivati a un punto di non conoscenza di alcune dinamiche, ci rimettiamo in discussione e quindi riorganizziamo tutto quello che è il nostro percorso e andiamo avanti. Oggi noi abbiamo avuto il piacere, anche grazie al presidente Carpente, di conoscere la dottoressa Contardi a un corso di aggiornamento che stiamo proponendo anche come comitato regionale, e questa dottoressa
è motivo di interesse del pinguino, perché avendo avuto successi importanti, noi dobbiamo sapere anche come gestire questi successi, perché il successo c'è in questo momento, ma sappiamo benissimo che c'è successo ma c'è anche la sconfitta. Preparare i genitori, far conoscere, educarli è secondo me oggi l'aspetto importante, e la dottoressa Coltardi ci aiuterà a questo, a far capire ai genitori che troppo spesso invadono il campo che c'è bisogno di conoscere quelli che sono i meccanismi della crescita del ragazzo, quelli che sono i loro aspetti importanti anche psicologici. E quindi noi che cosa diciamo oggi? Che facciamo un percorso di formazione, oltre che ai ragazzi, anche ai genitori, perché sono i nostri più fedeli alleati, perché noi riteniamo che senza i genitori non si vada da nessuna parte. Con i genitori che conoscono e sono consapevoli di quello che bisogna fare con i loro ragazzi, noi possiamo arrivare molto in alto. E c'è anche il presidente regionale Cristiano Carpente. Io la pinguina la conosco da un bel po' di tempo, però ogni tanto riescono a sorprendermi con argomenti, con novità assolute, e questa penso che sia una novità estremamente piacevole e importante. Sì, sì, la pinguina è una di quelle società che riesce sempre a capire qual è il suo limite, dove migliorare, dove la sua pecca, e quindi mette in campo quello che si deve studiare su se stesse, vedi quali sono i propri limiti, capire dove migliorare, e migliorano, provano a migliorare appoggiandosi a chi ne sa più di loro. Questo è un vanto per la Pinguino Nuoto di oggi e per quelle società che utilizzano lo stesso metodo. Questo per il comitato è fondamentale, avere società che fanno questa attività, perché il comitato non è nient'altro che l'attività delle società fatta al meglio. Come comitato ci mettiamo a disposizione delle società, come quest'oggi sono venuti qui per dare una mano, una parola di conforto, una parola di consiglio, e per apprendere sempre qualcosa di più, e poi mettere a disposizione delle altre società quando lo chiedono. Carpente, la professoressa, la dottoressa che ha parlato prima, ha tirato fuori argomenti che secondo me molti genitori qui presenti, ci sono tanti bambini ma altrettanti genitori, appunto dicevo, questi genitori forse non li avevano mai presi in considerazione, non sto sbagliando? È normale, perché il genitore, se non ha mai fatto sport in un certo modo, in un certo ambito, va educato al pari del figlio. Infatti l'iniziativa della Pinguina è proprio quella, con uno psicologo dello sport di un certo livello, mettere a disposizione anche dei genitori che non riescano a gestire la sconfitta, ma spesso volte è più difficile gestire la vittoria, capire perché la vittoria, perché è arrivata e per come deve arrivare il resto, perché le vittorie e sconfitta parte la vita quotidianamente, non c'è mai chi vince sempre, non c'è mai chi perde sempre. Quindi trovare il giusto equilibrio nel ragazzo, ma come l'idea di quest'oggi e il progetto della Pinguino, anche stare a fianco al genitore che subisce indirettamente o direttamente quello che fa il figlio. Quindi è giusto che sia un attore principale anche e soprattutto per l'attività del proprio figlio. Per concludere, siete in sella voi nuovi dirigenti da un anno all'incirca, ecco, che cosa è cambiato in questo lasso di tempo? Ma le cose drasticamente non si è cambiato nulla, perché ripeto, l'attività fondamentale la fanno le società. Noi come comitato cerchiamo di stare a disposizione delle società con iniziative di carattere culturale e formativo, come i convegni che abbiamo fatto un paio di mesi fa, e con tutte le iniziative di confronto a livello nazionale con i migliori tecnici che la federazione riesce di volta in volta a metterci a disposizione. Quindi noi, appena abbiamo le possibilità, mettiamo questi tecnici a disposizione delle società. L'impostazione è quella che il comitato deve essere a servizio delle associazioni, questo è fondamentale, perché l'attività sul territorio le fanno le associazioni, come ripeto oggi la Pinguino, quindi noi dobbiamo solo cercare di favorire questo, dare gli strumenti che nel piccolo possiamo dare o nel grande a volte riusciamo a dare, tutto qui, molto semplice. La scuola si apre al territorio. Oggi venerdì e domani sabato, infatti, ad Avezzano, appuntamento con le giornate agrotecniche all'Istituto Agrario Arrigo Serpieri, 18 e 19 maggio, in via Buonarroti, dalle ore 10 alle ore 18. Si tratta di una importante manifestazione finalizzata a valorizzare il territorio anche tramite l'approfondimento di tematiche di particolare interesse, nonché a rafforzare il rapporto tra scuola,
università, aziende, imprenditori ed associazioni di categoria per offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. L'evento è ricco di appuntamenti. Oggi c'è stata l'inaugurazione del Serpieri Enolab, il nuovo laboratorio enologico dotato di una strumentazione innovativa che permetterà un attento e puntuale controllo analitico lungo tutta la filiera della vinificazione, dalla vite al vino, e che permetterà alla scuola di essere ancora più vicina alle necessità del territorio. Il laboratorio è impreziosito dagli originali murales realizzati dagli alunni dell'Istituto Statale d'Arte di Avezzano. Questa iniziativa è stata preceduta da un interessante convegno sul vino biologico con l'intervento di qualificati esperti. Nelle due giornate è possibile assistere e partecipare a numerose attività di laboratorio realizzate dagli studenti dell'istituto e di altre scuole del comprensorio. È prevista inoltre la possibilità di far analizzare campioni di olio d'oliva, di vino e di terreno. Parallelamente alle attività laboratoriali, l'Istituto pone l'attenzione sui temi della biodiversità a rischio, della certificazione biologica del vino e dell'inquadramento etnobotanico dello zafferano, attraverso l'organizzazione di specifici convegni con approfondimenti ed interventi di esperti del settore. Oltre alla possibilità di acquistare piantine da orto prodotte dagli studenti e vino biologico certificato ottenuto dalle uve coltivate nei vigneti dell'azienda del Serpieri di Prato La Peligna e Capestrano, è presente un mercatino con prodotti tipici, piante, animali, macchine ed attrezzi agricoli. Nel corso delle due giornate la scuola apre al territorio e gli interessati potranno partecipare alle varie attività laboratoriali e ai convegni liberamente. Ora le impressioni della professoressa Marina Desiderio. La professoressa Marina Desiderio ha avuto, diciamo, il piacere, anche se l'onore e l'onere, di organizzare e coordinare tutta l'attività di questa giornata agrotecnica. Un appuntamento importante da sempre per la scuola. Sì, le giornate agrotecniche è un momento per il nostro istituto molto importante, per i nostri ragazzi, i nostri docenti, perché è un momento in cui si accende e si accentua l'attenzione sul nostro istituto, un istituto che si pone tra la tradizione e l'innovazione. Infatti un occhio particolare di attenzione, appunto, il nostro istituto lo ha sull'innovazione tecnologica. Mi piace di parlare di una professione 3.0, l'agricoltore 3.0. Mi piace immaginarlo come una vignetta che guarda alla tradizione e con le nuove innovazioni tecnologiche guarda poi al futuro. Una professione, una professionalità che è in grado poi di andare a intervenire nel territorio, nel nostro territorio, e a mantenere l'Abruzzo polmone verde d'Italia. Una scuola che ha saputo comunque aggiornarsi con le tecnologie e le esigenze dei tempi moderni, perché partite da istituto professionale, oggi invece avete tecnici qualificati in un'agricoltura importante, anche quella del Fucino. Assolutamente, assolutamente sì. Negli ultimi anni diciamo che la nostra scuola sta crescendo e sta aggiungendo pezzettini di innovazione. Parliamo di laboratori innovativi. L'anno scorso è stata aperta una La 2.0 che è stata messa in funzione, e attualmente abbiamo modo di vedere laboratori innovativi dei professori anche nella giornata di oggi, che solo dal peso specifico e quindi dal peso di un terreno riescono a tirare fuori tutte le proprietà di quel terreno. O ancora oggi è una giornata particolare in cui andremo ad inaugurare il Serpieri Enolab, il nuovo Serpieri e il nuovo laboratorio di analisi enologiche, messo a servizio del nostro istituto ma di tutto il territorio, perché grazie a questo piccolo spazio, perché non è un laboratorio grandissimo, ma è un laboratorio dalle grandi potenzialità voluto fortemente dalla nostra dirigente scolastica, perché grazie alla strumentazione innovativa riusciremo a metterci al servizio anche del territorio. Per quanto riguarda l'enologia, siete un po' all'avanguardia, la dirigente scolastica oggi non c'è proprio perché andare a ritirare un premio.
Certo, mi trovo oggi a rappresentare il dirigente scolastico che proprio in questo momento si trova in un istituto tecnico professionale agrario nella provincia di Arezzo e sta partecipando al concorso nazionale Bacco e Minerva, a cui partecipano tutti gli istituti tecnici e professionali agrari e in cui verrà premiato il miglior vino o IGP o il... Già avete avuto i premi in passato? L'anno scorso abbiamo ricevuto il primo premio e quindi siamo in attesa e incrociamo le dita anche per questa edizione. Non è solo il vino il vostro piatto forte, si può dire? Certo, il nostro istituto spazia sulla produzione anche orticole, sulla trasformazione anche dei prodotti, siamo specializzati comunque anche nella preparazione per quanto riguarda la zootecnia. Insomma, una scuola che guarda al futuro ma tenendo ben presente le esigenze attuali. Assolutamente sì, infatti il nostro cavallo di battaglia quest'anno sarà l'innovazione degli istituti professionali, siamo pronti per partire inserendo anche nuove materie o comunque nuovi argomenti. Quest'anno abbiamo fatto anche un corso per la formazione come piloti APR, quindi per piloti dei droni, e quindi pensiamo al futuro, pensiamo a un'agricoltura e pensiamo alla salvaguardia dell'ambiente, formando delle persone in grado, appena escono appunto dall'istituto tecnico o professionale agrario, di andare direttamente a lavorare in campo, tant'è che diciamo da una ricerca statistica delle ultime settimane i ragazzi diplomati negli istituti agrari in Abruzzo risultano quasi all'80% tutti occupati, e questo proprio a testimonianza che riusciamo a preparare persone in grado, appena escono, di aprire anche un'attività imprenditoriale, perché qui si studiano materie quali economia, marketing, quindi insegniamo a coltivare una passione. Per concludere, siete facilitati anche delle aziende agrarie che sono in vostro possesso? Sì, abbiamo, diciamo, il nostro istituto è una scuola sui generis perché ha le aziende annesse, e abbiamo anche l'azienda, la cantina che trasforma i vini e le uve che vengono coltivate nei poderi di Capestrano. Abbiamo poi, l'istituto agrario non è l'istituto agrario di Avezzano, l'istituto agrario di Avezzano, Pratola, Castel di Sangro, che con un lavoro sinergico della squadra del Serpieri, perché è veramente una squadra che lavora in armonia, in sintonia e che pensa al futuro ed è immersa nel nostro territorio. La location è importante, è quella del Teatro dei Marzi, dove si sta svolgendo una giornata particolare. Parliamo della Settimana della Musica. Diverse scuole, 15 gli istituti presenti, noi siamo con il preside dell'Istituto Tecnico Galilei. Allora dicevo, Settimana della Musica, ma si svolge tutta in una giornata? Allora, la Settimana della Musica ogni anno viene indetta dal Ministero dell'Università e dell'Istruzione e della Ricerca per la promozione della musica e delle arti all'interno delle scuole di ogni ordine e grado. E la nostra rete di scuole, perché qui sono in veste di capofila della rete Crescere per la Musica, che comprende 15 scuole del nostro territorio, del territorio marsicano, ha scelto questa giornata per dare la possibilità a tutte quante le scuole della rete di mettere in scena delle performance di tipo soprattutto musicale, ma lo scopo della nostra rete è quello di implementare anche le altre arti performative, e abbiamo sia delle performance
individuali, autonome delle varie scuole, e sia delle performance invece che sono state realizzate tramite la collaborazione di più scuole. È un'occasione unica per avere insieme ragazzi che vanno dalla più tenera età, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado, e quindi insomma pensiamo che sia un esperimento sicuramente da ripetere e da consolidare nel tempo per riuscire ad arrivare a una diffusione delle discipline artistiche il più pervasiva possibile all'interno di ogni ordine e grado di scuola. Professor Dell'Olio, voi siete una scuola, diciamo, che va più sul pratico, no? Si parla di costruzioni, si parla di partita doppia, insomma cose che con la musica sembrano non entrarci granché. Ecco, in che considerazione l'Istituto Tecnico tiene la musica? Allora, come ho già detto e ripeto, questa non è una manifestazione dell'Istituto Tecnico Galilei, ma l'Istituto Tecnico Galilei è capofila di una rete di 15 scuole e quindi lo sforzo anche dell'Ufficio Scolastico Regionale con il progetto Abruzzo Arti è quello di riuscire a dare forza alle discipline artistiche in tutte quante le scuole e in tutti quanti, diciamo, i campi delle arti performative, anche all'interno dell'istituto tecnico, del nostro istituto tecnico, come di altri istituti tecnici, perché anche altri istituti tecnici e professionali fanno parte della nostra rete. Andare a individuare i talenti artistici e musicali dei ragazzi e riuscire a dar loro la possibilità di esprimerli nel modo più, diciamo così, strutturato possibile, è sicuramente uno scopo che va al di là del singolo indirizzo di studio. Quindi sicuramente anche all'interno degli istituti tecnici e professionali tanti ragazzi sono appassionati di musica e di arte, tanti ragazzi hanno la possibilità di gestire il loro percorso di crescita artistica e musicale sostenuti e incoraggiati dalla loro scuola. Un personaggio, il professor Paolo Alfano, conosciutissimo qui nella zona perché è lui il capo dei Leoncini d'Abruzzo. Si parla di musica dai bambini piccolissimi a quelli un po' più grandicelli. Ecco, quanto è importante la musica nella formazione di un ragazzo? Oggi la musica ha acquisito un ruolo importantissimo all'interno dell'educazione di una persona. Perché? Perché rende felici i bambini, li fa stare insieme, è un collante per le nuove generazioni, è la scusa per farli stare lontano dai pericoli della società, e noi a scuola ce la mettiamo tutti per farli stare felici e quindi apprendere al meglio quelle che sono le metodologie didattiche delle nuove discipline. Quanto tempo ci vuole perché un bambino diventi autonomo? Nel campo musicale il percorso è lungo, il bambino si deve dedicare molte ore nell'arco di una giornata, però il tutto deve iniziare per gioco, quindi il bambino si deve avvicinare alla musica in maniera ludica. Ci sono materie, e fra queste io vorrei mettere anche la musica, che non vengono prese molto seriamente dagli istituti, dalle scuole e dai ragazzi stessi. Cioè il ragazzo dice: se ho un'insufficienza musica e tutto il resto va bene, sono promosso. È giusto questo ragionamento? Non è giusto perché non esistono materie di serie A e materie di serie B. La musica, come dicevo prima, è una disciplina che fa stare felici, porta i ragazzi oggi a essere felici a scuola e quindi a produrre meglio nelle cosiddette materie principali. E sono sufficienti le ore di musica che vengono assegnate a voi insegnanti a scuola? Non sono sufficienti, bisognerebbe fare in maniera più seria la musica, quindi frequentare i corsi di musica sin dalla prima infanzia, quindi dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, e formare al meglio i nuovi insegnanti e quindi far dedicare più tempo a questi ragazzi per le discipline artistiche in generale. Visto che siamo in argomento ne approfitto, i Leoncini d'Abruzzo, che tipo di estate vi aspetta? Tanti impegni, tanti performance, andremo ad agosto in Sicilia presso la città di Modica, alla quale siamo legati ad un gemellaggio musicale, e questo appunto l'obiettivo della musica: creare socializzazione, creare amicizia, stare bene insieme e vivere sereni.
Le generazioni nate dopo gli anni 45-46 hanno avuto la fortuna di poter vivere 70 anni o giù di lì di pace e perché no anche di prosperità. Ma prima di questo periodo quanti obbrobri, quanti eccidi ci sono stati? E a Capistrello ne sanno qualcosa. E proprio a Capistrello è stato organizzato un convegno per parlare. Il titolo sta qui, c'è il premio Giusto Lisi, 33 martiri di Capistrello e l'armadio della vergogna, 50 anni di verità nascoste. Non poteva mancare ovviamente il sindaco Franco Cicciotti per parlare di un argomento che Capistrello l'ha toccato con mano. È una sensazione quella di oggi che ci riempie un po' di orgoglio e di onore. Il premio Giusto Lisi tocca le varie tappe delle stragi naziste in Italia ed è stato un premio istituito dalla figlia nel momento in cui il padre è venuto a mancare ed ha toccato già a importanti città come Mazzabotto, Sant'Anna di Stazzema, Boves e quest'anno tocca a Capistrello. Quindi il premio vuole ripercorrere un pochettino attraverso lo scritto del libro dell'Armadio della Vergogna tutte quelle comunità che hanno subito un eccidio, una strage da parte dei nazisti. Quindi noi oggi cerchiamo di fare un qualcosa in più, cerchiamo di mantenere vivo questo ricordo attraverso queste manifestazioni. Questo è un premio a livello nazionale per cui avrà una risonanza ancora più ampia, ma siccome siamo prefissati già con l'AMPI e con gli altri comuni che hanno avuto vittime di aver costituito un'associazione, appunto i 33 martiri di Capistrello, vogliamo quindi ogni anno mantenere vivo questo ricordo, mantenere un po' l'insegnamento ai giovani di quello che è stato la resistenza, di quello che è stato la conquista della libertà. E quindi queste 33 vittime meritano l'onore di essere rispettati perché aver perso la vita per dare libertà agli altri credo sia un segno indistinguibile delle persone. Ho detto nell'introduzione che le nuove generazioni hanno vissuto un periodo lungo di pace e di prosperità. Ecco, i ragazzi di oggi, i diciottenni, i ventenni di oggi, capiranno questo messaggio? Noi abbiamo istituito in occasione del 25 aprile, da 3 anni a questa parte, un tema attraverso il coinvolgimento delle scuole. Quindi vogliamo proprio mantenere attivo nei giovani questo sentimento che non possa essere più dimenticato. In effetti noi abbiamo delle gioventù oggi che non avendo vissuto determinati periodi, se non vengono continuamente sollecitati, questo potrebbe passare poi nel dimenticatoio. Quindi le iniziative come quelle di oggi a noi ci servono a mantenere vivo questo ricordo, ma tenendo conto di un'altra importante novità. Nel premio Giusto Lisi, oltre quindi ai giornalisti di rango nazionale che parteciperanno, abbiamo istituito una sezione scuola dove quindi parteciperanno gli istituti comprensivi della Marsica o dei paesi che intenderanno adottare questa soluzione per dar sì e far sì che loro possano quindi avere la possibilità di una ricerca, di una verifica, di farsi quindi una cultura di quello che è stato la storia e quindi di mantenerla per loro sapendo quindi quali sacrifici sono stati fatti per mantenere questa libertà di oggi. A organizzare questo convegno ovviamente l'ordine dei giornalisti, siamo con il presidente Stefano Pallotta, dicevo con il sindaco. Questi 70 anni di pace e di prosperità potrebbero essere non capiti dalle nuove generazioni. Ecco l'importanza di questo messaggio, secondo te in particolare a chi è rivolto? Beh, la memoria di queste vicende, di queste stragi nazifasciste in Abruzzo, e ha pagato un tributo molto alto l'Abruzzo, 900 persone uccise tra i civili, ha rappresentato una sorta di resistenza civile, perché noi siamo abituati a pensare alla resistenza partigiana, alla resistenza armata. C'è stata invece una resistenza molto importante, che è quella civile, quella fatta dai cittadini, dalle persone che hanno aiutato i prigionieri, che hanno aiutato a volte i partigiani, che si sono rifugiati in montagna per scampare alle razzie, per scampare alla terra bruciata dell'esercito tedesco. E beh, su queste basi che noi abbiamo fondato la nostra democrazia, la nostra Repubblica. Quindi è un fatto identitario, è su questa identità che noi dobbiamo probabilmente ragionare e trasmettere poi questa stessa identità alle nuove generazioni. Se non si capiscono queste radici, sai, è molto difficile poi poter pensare a uno sviluppo della democrazia. E quindi è un messaggio prevalentemente rivolto ai giovani. Il premio Giusto Lisi è un premio rivolto alle scuole, rivolto ai giovani in modo particolare, e questo io credo che sia un'intuizione molto importante da parte degli organizzatori, perché si tratta, noi siamo giornalisti, si tratta anche di esaltare un modo di fare giornalismo che
sta perdendo, per diverse ragioni, sta perdendo smalto. È il giornalismo d'inchiesta, il giornalismo investigativo che ha portato a disvelare l'armadio della vergogna, migliaia e migliaia di pagine di istruttorie contro gli autori delle stragi nazifasciste rimaste lì in evase, anzi con queste ante rivolte verso il muro per paura che qualcuno le potesse anche aprire. Questo è, e quindi io penso che questo messaggio debba passare, spero che ci siano giovani soprattutto. Presidente, i ragazzi di oggi, torno ai diciottenni, ai ventenni, ai venticinquenni di oggi, che hanno vissuto nell'abbondanza, nell'agio, praticamente non conoscono le sofferenze. Ecco, se venissero a trovarsi, speriamo di no, speriamo mai, in condizioni, nelle stesse condizioni nelle quali si sono trovati i nostri nonni, avrebbero la forza di reagire, di venirne fuori? Io sono un po', come dire, cruciano rispetto a queste cose. La libertà è un istinto universale, per cui quando qualcuno in qualche modo vuole coartare, comprimere questo istinto, questo desiderio naturale, beh, io credo che ci sarà sempre ribellione. Però conoscere la storia spesso è utile per capire anche i metodi, le metodologie poi per ribellarsi a chi vuole in qualche modo coartare le libertà e coartare questi diritti. Giustino Parisse, un collega del centro, una persona che ha vissuto un'esperienza drammatica in occasione del terremoto, l'ha vissuta sulla propria pelle. Ecco, queste esperienze nei giovani di oggi riuscirebbero a maturarli adeguatamente, riuscirebbero a far capire loro che cosa significa la sofferenza vera e regolarsi di conseguenza? Ma io penso di sì. Naturalmente la sofferenza e il dolore non lo auguro chiaramente a nemmeno al mio peggior nemico. Io vengo da un paesino, da Onna, che nel 2009 è stato completamente distrutto dal terremoto e abbiamo avuto 40 vittime, ma è lo stesso paese che 74 anni fa, a causa dei nazifascisti, subì la strage in cui perse la vita 17 persone. Attraverso quella strage, per uno dei quei paradossi della storia, i tedeschi sono tornati a Onna dopo il terremoto e ci hanno dato una grossa mano, contribuendo a ricostruire la chiesa parrocchiale da un lato e anche alcuni posti, centri sociali, diciamo, luoghi per gli onnesi. Quindi diciamo che Onna, e quindi io che di questa strage nazista mi sono occupato praticamente sin da bambino, con quello che è successo nel terremoto è diventato un po' il luogo del dolore, ma laddove è un luogo del dolore, sempre per il paradosso che dicevo prima, è anche un luogo della speranza. Il valore di questo premio Giusto Lisi, secondo te, soprattutto a chi è rivolto? Ma io credo che il valore di questo premio Giusto Lisi sia soprattutto nel fatto, a parte di celebrare il giornalista che io ho avuto l'onore e la fortuna di conoscere diversi anni fa proprio qui a Capistrello e con cui poi sono stato anche in contatto telefonico appunto per la ricerca sulla strage nazista. Il valore è quello di conservare la memoria e non dimenticare, perché se noi dimentichiamo queste cose credo che non so, il futuro è nero. Queste cose non vanno dimenticate, vanno ricordate, e i giovani devono sapere che non bisogna non solo ripeterle più, ma non bisogna fare nulla affinché ci si arrivi, perché poi appunto la mancanza di memoria porta a fare cose che non so dove ci possono portare.